Buongiorno a tutti e ben arrivati a un nuovo video. Video rubrica nuova. Ci stavo riflettendo l'altro ieri che non le dico, ma potrei fare proprio un video di bocciati IKEA, quei prodotti che probabilmente non ricomprerò più. Poi alla fine ci ho pensato e ho deciso di fare una sorta di top e flop IKEA dell'ultimo periodo. Per darvi insomma un po' anche dei feedback magari su dei prodotti che mi avete visto acquistare ultimamente e invece dei prodotti che magari ho da tempo. Quindi insomma è anche un modo magari per confrontarci, per darci consigli su cosa acquistare e cosa magari meglio evitare. Quindi io come sempre vi invito a lasciarmi un vostro feedback nei commenti a riguardo, insomma se avete provato qualcuno di questi prodotti, se avete un prodotto IKEA che mi consigliate assolutissimamente. Se avete altri brand da consigliarmi, quindi non lo so. Vediamo se questa rubrica può piacere oppure no. Magari se vi fa piacere possiamo fare proprio un top IKEA a tutti i mesi, sono magari i miei prodotti che utilizzo di più. Non lo so. Ragioniamoci insieme e valutiamo un po' l'idea. Una di voi me lo disse. Se è un acquisto che è un flop perché io dopo 3 giorni che l'ho utilizzato, gli ho fatto addio. Ahimè, purtroppo è un flop anche per me, purtroppo anche perché l'ho pagato tipo 9 euro. Sto parlando di questo scolapasta che io ho preso perché il mio in plastica non mi dava più grosse gioie, insomma si era rovinato, eccetera. E il problema di questo non è tanto il fatto che sia ingombrante, perché insomma quello era un dato di fatto, sapevo più o meno dove sarei andata a metterlo, quindi avevo già il sentore che potesse essere un po' ingombrante, però quello ho detto vabbè, mi serve, lo prendo. Il problema sostanziale di questo l'ho trovato insomma utile per quando ho fatto magari tanta pasta, poi dovevo fare quando ho fatto ad esempio la pasta fredda, farla raffreddare, eccetera. L'unica cosa è che questo coso si è arrugginito nel giro di da quanto ce l'ho. Ora non faccio pasta tutti i giorni, però io vorrei farvi vedere. Qua si è arrugginito, cioè roba lì in altri punti, anche nella parte interna. E ora io come tutti non lo vado magari ad asciugare subito o altri prodotti, insomma ora che poi vi farò vedere che questo problema non me l'hanno dato, quindi magari è stata colpa mia. Però ad oggi, tornassi indietro, questi 9 euro me li terrei, non comprerei assolutissimamente più questo scolapasta. Uno, perché comunque sia mi si è rovinato veramente in neanche tempo, forse un mese. E due, boh, non lo so, mi sa che andrò alla ricerca di un qualche cosa di più piccolino, perché per carità mi è stato comodo, ma una resa pessima, cioè questo qua io l'ho conservato per farvelo vedere. Adesso infatti finirà dove è giusto che debba finire. Mentre un altro prodotto che appunto non mi ha dato problemi e che mi è piaciuto tanto, di questo qua sicuramente ricomprerò anche la versione quella fatta più grande, sto parlando di questo sempre scolapasta, questo colino fatto, questa qua è la versione quella di mezzo, ce n'è anche più piccola e più grande. Questo qua non mi ha dato alcun tipo di problema con la ruggine, l'ho messo anche in lavastoviglie senza alcun tipo di problema. Lo trovo comodissimo quando magari devo scolare l'orzo, il farro, il riso. A volte insomma ci ho scolato anche della frutta lavata o dei pomodorini, più che frutta lavata, più magari pomodorini cosine piccole. Molto pratico, io lo metto sempre magari attaccato a una bacinella, insomma a qualche cosa, se devo sciacquare qualcosa, magari ad esempio tipo l'orzo e il farro, quando poi li faccio freddi li lascio scolare in questo. Mi trovo molto bene, se avete il grosso di questo qua fatemi sapere un po' come vi ci trovate, magari per quanto riguarda la pasta, anche se effettivamente avendo il manico così lungo per la pasta potrebbe non essere l'ideale. Alcuni di voi mi hanno consigliato quelli diciamo di incastro nel lavandino che io già ho. Però non mi ci trovo insomma per la pasta, quindi mi sa che tornerò a uno di quelli in plastica come già avevo, in modo tale che mi evito rotture per quanto riguarda poi ruggine e altre cose. Comunque questo qua super promosso, l'altro un flop totale. Questo prodotto qui io ne ho già parlato in diversi vlog.
sono da un punto di vista estetico molto belli, ma da un punto di vista funzionale, più che altro quando poi dovete lavarli e dovete conservarli nel corso del tempo, si autodistruggono probabilmente nella notte. Io sto parlando dei calici da vino IKEA. Ora io non mi ricordo i modelli, magari ve li faccio apparire qua. Questi due qua, tra l'altro sono anche un po' zozzi, ora che li vedo, questo qua ha delle ditate mie, magari di adesso. Allora, durante il periodo di lockdown, chi mi seguiva su Instagram sa che io ascoltavo le dirette di Conte sempre con un calice di vino in mano, non perché lui fosse un bell'uomo, per carità, insomma, ha il suo fascino. Però, per non pensare, ecco, ormai era diventato tipo una sorta di appuntamento col vado a prendermi un bicchiere di vino con l'amica, ma vabbè. Quindi, diciamo, durante queste conferenze stampa io bevevo il mio calice di vino e quindi capitava poi, insomma, che io dovessi lavare il bicchiere del vino, calice di vino. Oltretutto, in lavastoviglie non mi ci stanno, quindi li devo lavare a mano. Allora, questo, cioè, fai in tempo a infilare la spugna che si autodistrugge praticamente. Mentre anche gli altri è capitato un paio di volte veramente di prenderli e appoggiarli distrutti, o che al minimo appoggio sul piano, eccetera, magari sulla tavola apparecchiando, insomma, distrutti, in frantumi. Cioè, io queste cose qua, qualcheduno sono riuscita a metterla a volte in lavastoviglie, messo incastrato nella parte bassa, ci stava, l'ho lavato, però. Tragedia, uno mi si è anche distrutto in lavastoviglie, quindi non vi sto neanche a dire. Sono partita a febbraio con un set di, fatemi fare due conti, sicuramente ne avevo 6 e 6, avevo 12 bicchieri, 12 calici in totale, 6 di un tipo, 6 dell'altro. Sono arrivata ad oggi quanti ne abbiamo? 10 di luglio con 4 calici. Quindi 8 calici si sono suicidati strada facendo, quindi no. Considerato che ora io non mi ricordo il costo, sicuramente non è il prezzo più alto, insomma, di quell'IKEA, però per me sono stati un flop, cioè è proprio uno di quei prodotti che non voglio più ricomprare, piuttosto preferisco investire qualcosina in più in calici da vino buoni. Anzi, a tal proposito, se avete qualche brand da consigliarmi, scrivetemelo qua sotto nei commenti, che io prendo spunto, prendo nota, perché devo assolutamente comprarli, perché insomma, quando arriverà l'inverno, che devo fare le mie cene con le amiche, io non ho più calici, cioè ce li ho tutti spaiati e questi qua non li voglio più ricomprare. Quindi se mai andrò da IKEA e vi farò vedere, ciao, ho comprato i calici da vino nuovo, sgridatemi. O altrimenti, se ci fossero dei calici da vino IKEA che sono validi, fatemi sapere qua sotto nei commenti il nome, così magari prendo nota e ne compro magari due di volta in volta. Uno che invece è stato un promosso, rimanendo sempre in tema bicchieri, perché non posso parlarvi di calici, perché avevo solo quelli, però questo qua è uno degli ultimi prodotti che ho comprato e lo trovo molto pratico, molto comodo, esteticamente molto semplice ma carino. Sto parlando di questi bicchieri qua, questa qua è sicuramente la linea IKEA 365+. Sono dei bicchieri semplicissimi, vengono venduti in set da 6 e sono, beh, al di là che sono tenerelli perché sono proprio piccoli, però mi ci sto trovando molto molto bene. E hanno una buona resa. Mi è capitato che due o tre magari mi scivolassero sul lavandino. Sì, ho le mani un po' di pasta frolla, mani di burro, come si dice? Mani di burro. Vabbè, sono, diciamo, ultimamente un po' sbadata. Però questo qua ha resistito, si sta comportando bene. La cosa che mi piace è che stanno impilati uno sopra l'altro, quindi insomma molto comodi, occupano pochissimo spazio diciamo, dove tengo i bicchieri. E mi piacciono tanto tanto. Questi qua li utilizzo per tutti i giorni, quindi sono molto utilizzati, a differenza di un altro set, insomma, di IKEA, che sto tenendo magari per quando viene qualcheduno a casa. Molto molto carini. Questi qua mi stanno dando grosse soddisfazioni, quindi diciamo che preferisco di IKEA i bicchieri da acqua piuttosto che quelli di cocktail e vino, eccetera. Infine, ultimo prodotto. Allora, questo prodotto qua non è propriamente un bocciato, cioè, ossia, lo boccio per un semplice motivo.
è bastato metterci l'anguria per rovinarlo sostanzialmente. Io sto parlando di questo contenitore, diciamo che ci tolgo il coperchio, di IKEA 365+. Ora io, no, voi non lo vedete dalla videocamera, ma questo cosino qua praticamente ha assorbito, la plastica ha assorbito il rosso dell'anguria. Non chiedetemi come sia possibile. Mi era successo oltretutto con un altro contenitore in plastica che avevo preso da Lidl. E vi dico la verità, anche quello aveva fatto poi addios. Questo qui c'è da dire che ha avuto questo problema. L'altro problema che ho riscontrato è che è veramente molto 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 facile che quando si asciuga rimangano degli aloni. Degli aloni ce ne possiamo anche, diciamo, fregare. Non mi è piaciuto il fatto che insomma si sia rovinato in questo modo qua, quindi forse è adatto più a contenere degli elementi magari secchi, cereali, pasta o altro. Insomma, la chiusura con questo suo tappino è fantastica, nel senso che chiude veramente molto molto bene, quindi su questo non posso dire assolutissimamente nulla. L'unica cosa è che non mi è piaciuta è stata questa qua. È molto pratico poi per quanto riguarda, ad esempio, tipo l'insalatone da portarmi al lavoro, quando faccio magari la pasta fredda, magari capita di fare magari per me, per la mia collega, è molto comodo perché è grosso. Però sono un po' entrata nel mood, ciao contenitori di plastica, e sto amando, sempre di IKEA, sempre della stessa linea 365+, quelli in vetro. Non ho la misura fatta così grossa, devo tornare da IKEA prossimamente, quindi sicuramente lo andrò a comprare. Questo qua è quello fatto, diciamo, rettangolare. Il coperchio è il medesimo, oltretutto mi trovo veramente molto bene. L'ho utilizzata anche qualche giorno fa per portarmi da mangiare al lavoro. Certo, rispetto a quello in plastica, quello in vetro ha un peso diverso se magari dovete portarvi tutti i giorni, magari il pranzo al lavoro. Quantomeno questo qua in vetro non va ad assorbire il colore, insomma, di cibi. È molto, secondo me, più semplice da lavare, e anche in lavastoviglie non ho avuto problemi di aloni o rimasugli di goccioline. Comunque questi qua ne escono dalla stessa lavastoviglie, quindi solo per farvi capire questo qua anche come è diventato, perché praticamente la plastica è diventata opaca, non più trasparente, e questo per farvi vedere invece quello trasparente in vetro com'è rimasto. Quindi sicuramente credo che questa versione così grossa ci sia fatta anche in vetro, quindi sicuramente lo acquisterò anche in vetro. Fatemi sapere, perché sono molto curiosa a tal proposito, anche perché ho visto un paio di barattolini che potrebbero interessarmi, ma non da prendere adesso più avanti. Però fatemi sapere come vi trovate con quelli fatti in legno, tipo in legno, perché io ne avevo comprato uno, però l'ho utilizzato in maniera diversa, quindi non lo sto utilizzando per gli alimenti. Fatemi sapere se quelli chiudono bene e mantengono bene i cibi. Questo è tutto per quanto riguarda questa nuova rubrica. Fatemi sapere se vi può interessare ogni tanto una rubrica del genere, magari anche a volte solo dei top piuttosto che dei flop, perché insomma, magari non ne ho tanti ora. In questo giro ho un po' radunato le esperienze dell'ultimo periodo. Fatemi sapere voi come vi siete trovati con questi prodotti, se c'è qualche cosa sul quale non siete d'accordo o se siete d'accordo con me. Io vi mando un bacio grosso e ci vediamo domenica con il vlog.